Spietata. Una sparatoria nel pieno centro di Milano. Ma non è questa la cosa strana. La sorpresa per la polizia e per gli altri è proprio quell'uomo con la sciarpa. Perché non è semplicemente un ragazzo svelto con la pistola mandato a gambizzare un personaggio scomodo e non è neanche un killer professionista. Riteniamo che sia uno dei bunker più sofisticati in assoluto. Ha messo sotto controllo la strada dove vive la famiglia Inquieto, i presunti fiancheggiatori di Zagaria. Gli investigatori con le telecamere osservano ogni spostamento nella via, ma non basta. Tutti i dettagli vanno passati al setaccio, perfino la spazzatura degli Inquieto. La mamma è il soprannome di Antonio Pelle, capo di una delle cosche di San Luca. Le voci al telefono appartengono a due suoi affiliati. La telefonata viene intercettata. Il tono insolito delle donne convince i poliziotti che sono sulla strada giusta. Ma dal nord della Germania, da Duisburg, dove davanti a un ristorante italiano un commando ha appena esploso più di 70 proiettili. Questa ragazza era diversa da tutte le altre, italiane piuttosto che straniere. Lei lavorava come barista all'interno di un bar che era di Ciccio Pesce. Si dice che se hai bisogno di far entrare in Europa droga, armi o qualsiasi altro tipo di merce illegale, questo porto è il luogo ideale. In questo momento ci troviamo a circa 2500 piedi di altezza e riusciamo a vedere esattamente quello che sta sotto di noi. Vedete le immagini molto definite e considerate che stiamo viaggiando a circa 250 km orari a una distanza di alcuni chilometri dall'obiettivo. Riusciamo a filmare incontri, presenze di persone in casolari anche abbandonati, quindi anche per la ricerca lattanti è uno strumento preziosissimo. Riusciamo a identificare mezzi leggendo addirittura le targhe da queste distanze senza essere visti. Cominciamo così ad acquisire immagini satellitari dell'ultimo biennio. Le sovrapponiamo a fotografie scattate dai nostri elicotteri in volo. E lì un pizzico di fortuna ci è venuto incontro. In una specifica porzione di quest'area pseudo-industriale erano stati fatti dei lavori. Lavori che avevano richiesto la presenza di una pala meccanica, la presenza di metri cubi di inerti per creare uno spiazzale di cemento. Ma le fotografie aeree scattate nelle settimane successive non mostrano nessuna nuova costruzione.